doccettina fatta, ora mi metto nel mio divano preferito e ora mi addormento. Buonanotte. Allora, metto il mio film Netflix. Vabbè, io vedo queste cose, ho fatto la cucina. Mamma, che c'è? Papà sta dormendo! E quindi? E quindi lo trucchiamo! Ottima idea! Andiamo ragazzi! Oggi faremo un bello scherzetto, papà! Mettiamoci qua. Vieni qua. Ragazzi, sta dormendo. Prova del 9. Niente, dorme. Allora Martina, adesso devi andare a prendere i tuoi trucchi. Papà sta dormendo. Ragazzi, papà salvo e collaudato sta dormendo. Adesso Martina andrà a prendere i suoi trucchi e ci divertiremo un mondo. Avete consigli su come truccarlo? Scrivetelo nei commenti. Ecco mamma, penso i miei trucchi per truccare papà. Bravissima Martina. Andiamo. Ancora dormendo e credo che ne avrà per molto. Ecco, tuo fratello dorme pure. Benissimo. Allora Martina, quindi iniziamo a appoggiare tutti i trucchi qua sopra. Dai, posiamo tutti i trucchi e cerchiamo di non fare rumore prima che si sveglia, ok? Aspetta, gli sposto la mano. Mamma mia, speriamo che non si sveglia. Sta dormendo. Ah, pure rumpa. Mamma mia, insopportabile. Mettiamo i trucchi qui. Okay. Adesso iniziamo. Lo smalto. Gli mettiamo anche lo smalto. Sì, mettiamogli lo smalto. Wow. Allora, Marti, con cosa cominciamo? Con i mascara. Ok, vai, andiamo. Anch'io tantissimo. Vai. Non credo che lo sporco. E chi se ne frega, dai. Anche se si sporca, si pulirà. Aspetta. Vediamo se si sta svegliando. Vai. Brava, ok. L'altro occhio. Aspetta, però voglio truccarlo anch'io. Voglio fare qualcosa anch'io. Io gli metto l'ombretto. No. Sta parlando Martina, ma il mascara nel naso si mette. Io lo trucco. Allora ragazzi, nel frattempo vi faccio vedere i trucchi. Io direi di cominciare con questi ombretti. Mi metto i miei ombretti, sì. Insieme, dai. Allora prendiamo un pennello. Ok, iniziamo con un bel marrone. Sì, bellissimo. Mettiamo il rossetto a papà, Martina. Okay. Questo bellissimo, rosso, ok. Wow, ma è fantastico. Questo rossetto è bellissimo, Marti. Mamma mia, cosa stiamo combinando? Appena si sveglierà, no. Ci ammazza. No, basta. Cosa sta sognando? Cane. Ah, forse sta sognando che sta pulendo il giardino. Brand,
Sì, sto sognando quello. Vabbè, partiamo, continua, continua. Dai, prima che si sveglia, continuiamo. Sì, adesso gli facciamo le guance rosse, 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 come quelle di un clown. Dai. Aspetta, cosa possiamo prendere per fargli le guance rosse? Questo, perfetto. Ok. Micio, 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 micio. Ma come fai? Forse stavolta l'abbiamo fatta un po' grossa, Marti. Si arrabbierà? No? Speriamo di no. Rosa. Yeah. Aspetta, aspetta, prima che si è svegliato. No, no, ok. Cosa gli mettiamo più? Gli facciamo dei cuoricini nella faccia? Con la matita gli facciamo dei cuoricini nella faccia? Ok, vai, aspetta, prendiamo la matita. La matita. Anzi, con questo, con il lucidalabbra. Dei cuoricini in faccia. Glieli faccio io, glieli faccio io. Glieli faccio io. Ok, falli tu. Mi raccomando, Martina, belli evidenti, eh. Più grandi, esagera, esagera. Più grandi. Brava. Uno qui sulla fronte, uno qui sulla... Aspetta che lo giro. Ecco. Ecco, uno qui sulla fronte. Bravissima. Mettine un altro po', mettine un altro po' che non ce n'è. Mettine un altro po' di lucida labbra. Ok. Mi sta sognando nel frattempo. Come sta sognando, ragazzi? Ma che cosa canta? Baby Shark. Mami Shark. Dai, dall'altra parte. Dai. Nel frattempo io prendo un bel cappello da mettergli. Prendo un bel cappello, vediamo. No, questo no. No, no, questo no, neanche. Questo, ok. Questo qua, sì sì. Vediamo. Ok, aspetta così da questa parte. Bellissimo. Così è proprio bellissimo. Ok, direi che può andare. Direi che può andare. Vai Martina, batti 5. Sì. Oh, ragazzi, adesso Martina seguimi, noi posiamo tutto, continuiamo a fare le nostre cose e facciamo finta di non aver fatto nulla e vediamo papà appena si sveglia che cosa dirà, cosa accadrà. Poi che dite ragazzi? Si incavolerà tantissimo mi sa. Vabbè, però è uno scherzo, dai, non penso che si arrabbierà più di tanto, o magari si arrabbierà, ma poi ci perdonerà, perché i papà si sa, perdonano sempre. Ok, Marti, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a posare tutto, dai, togliamo tutto, così lui non capisce che l'abbiamo truccato. Ok, continuiamo a farci le nostre cose. Andiamo, andiamo. 2 hours later. Adesso. Mannaggia, madonna, mi voglio dormire ancora. Ma gli mai ha messo sto cappello? Voglio dormire. Un po' d'atti, mi devo sbrigare. Oh, mannaggia. Tiziana, mattina. Dove siete, eh? Mattina, questa qua deve essere stata quella monellina di mattina, ma guarda come mi ha combinato, è tantissimo, che ne sono? Martina, ora ti vengo a prendere. Cosa mi avete combinato? Io sono in ritardo e mi si è rotto anche il cellulare! Ma non siamo state noi! Non siamo state noi! Mi sto sentendo un po' di acqua!
cosa abbiamo combinato? Cosa abbiamo combinato? Marti proprio è svenuto! Sì. È svenuto! Adesso lo prendiamo dai piedi. E dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Nel letto. Vabbè, dai, prendiamolo. Dobbiamo spostarlo. Lo tiriamo dai piedi. Dai. Ok. Aspetta, di qua. Tutte e due sincronizzate da questa parte. Mamma mia, ma quanto pesa. No, meglio che giriamo da là. Giriamo da là. Aspetta. Non ce la faccio così. Prima conviene che lo tiriamo dal braccio e lo giriamo. E poi dai piedi lo facciamo uscire fuori dalla porta. Vai. Giriamolo verso di qua. Dai. Così. Ecco. Brava. Così, perfetto! Ce l'abbiamo fatta! Ok, ce l'abbiamo fatta! Adesso Martina, facciamo una cosa. Lo rimettiamo nel divano, lo strucchiamo e facciamo finta che non è successo niente. Andiamo! Ciao, mamma mia. Vai al mio tre. Uno, due, tre. Ecco. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Adesso lo strucchiamo. A me mi piace di più di truccato. A te piace di più truccato? Lo lasciamo così? Ma quando si risveglia ci ammazzerà. Meglio che lo strucchiamo. Marti, ho preso le salviette. Dai, strucchiamoci prima che si risveglia. Dai, prima che si risveglia. Dai. Two hours later. Mamma mia, che mal di testa, ma mi sono fatto un sogno che mi avevano truccato. Ma aspetta, ma io mi ricordo che ero tutto truccato perché Martina e Tiziana mi avevano fatto uno scherzo. Meglio mi vado a controllare allo specchio. Per fortuna era soltanto un sogno, un bruttissimo sogno. Ma Martina e Tiziana me lo potrebbero fare mai uno scherzo di questo? No, perché sono buone, sono degli angioletti tutti e due. Poi mi vogliono tanto bene e non me la farebbero mai una cosa di questa. Mi vado a dare un bacio. Martina, mi sa che papà si è svegliato. Facciamo finta di niente. Ciao, mi sono svegliato. Ciao, amore. Ciao, sì. Mi dispiace tanto. Che del mal di testa? O di qualche altra cosa? No, del mal di testa mi dispiace tanto. No, perché mi sono fatto un sogno che sembrava reale, proprio vero. Ma cosa hai sognato? Ho sognato che praticamente due mattina mi avete pasticciato tutta la faccia, poi dopo io mi sono svegliato, me ne sono andato in bagno, poi sono svenuto, niente. Un sogno, ti giuro che sembrava reale, vero. Non potremmo mai fare noi queste cose. Non siamo delle persone che fanno questi scherzi, assolutamente. Lo so, ma io per sicurezza mi sono andato a controllare allo specchio. E fortunatamente ero tutto a posto. Esatto, infatti. Niente, va bene, ragazzi, io ora me ne vado a lavorare. Aspetta! Ti abbiamo fatto anche i tuoi dolci preferiti. Grazie. Eh sì, li abbiamo fatti io e Martina mentre che tu dormivi. Grazie. Va bene, allora ci vediamo più tardi, dai. Ok, ciao. Ah, a proposito, per caso, non è che avete visto il mio cellulare?